Adesso ascolteremo dalla viva voce di Enrichetta Beltrame Quattrocchi la sua esperienza in una famiglia dove la santità era pane quotidiano, come abbiamo avuto modo di vedere, e l'ascolteremo sia perché è abituata, per le tante occasioni durante le quali ha parlato della sua esperienza, della vita, della sua famiglia, ma anche perché è allenata a parlare dal momento che ha insegnato lettere al liceo, quindi è tutta la sua vita che l'aiuta ad avere chiarezza per presentare un po' questa sua esperienza. L'ascoltiamo volentieri e la ringraziamo in anticipo di ciò che ci donerà. Carissimi amici, sento prima di tutto il dovere di ringraziare il vostro venerato arcivescovo, Don Candido, e i cari amici, e voi tutti per l'accoglienza bellissima che mi avete dato e ancor più per l'occasione che ho avuto di venerare la Vergine Santissima delle Lacrime. Cosa dirvi? Le cose che vi potrei dire che ho vissuto sono tante. La prima cosa che vi voglio dire, rivolgendomi soprattutto alle coppie, un lato bellissimo dei miei genitori. La reciproca delicatezza. A parte le lettere infuocate che si sono scritti nei pochi mesi del loro fidanzamento, ma che per loro disgrazia comprendevano i mesi estivi e quindi la lontananza era forzata, a parte il fuoco che si esprime da quell'amore vero e sentito, tutto il resto si è svolto in una calma, che era piena però di un amore intenso, di un amore fatto appunto, come vi dicevo, di reciproche delicatezze. Non uno sgarbo, non un minimo di parola che potesse in un certo senso pungere. Certamente ci saranno state delle cose in cui non coincidevano, è logico, due mentalità diverse, due caratteri diversi, eppure queste divergenze si sanavano nella loro camera e noi non le abbiamo mai percepite. Non abbiamo mai assistito ad un pasto in cui ci fosse o l'uno o l'altra che avesse un minimo di broncio. La serenità, serenità conquistata con che cosa? Con la rinunzia reciproca per far piacere l'uno all'altro e l'altro all'altro. Non so se ci sono qui dei giovani che siano fidanzati.
un sacerdote mio amico, un santo sacerdote, parroco, che prepara i fidanzati al matrimonio, mi ha confidato, è un temperamento piuttosto forte, che non esita a dire ai fidanzati: il matrimonio, per il matrimonio voi dovete morire. In che senso? Che il proprio io deve morire per amore dell'uno verso l'altro. Reciprocamente, non uno che deve dire: ma io sì, do, ma vorrei anche avere. Chi dà, dà. E immediatamente riceve se dall'altra parte c'è la reciprocità. L'amore coniugale è un amore di reciproco, assolutamente reciproco. Non c'è che la donna deve avere di più o l'uomo deve avere di più, è uno scambio. Il Signore li ha fatti uomo e donna, sono diversi, devono rimanere diversi, però devono completarsi l'uno con l'altro. Questo è il matrimonio vissuto cristianamente. Una sola carne. Quindi vuol dire che devono assimilarsi l'uno con l'altro, compenetrarsi l'uno con l'altro, rinunziando a mettere l'io al primo posto. E se mettono Dio al primo posto, questa compenetrazione vorrei dire che automaticamente viene, perché c'è la grazia del matrimonio. Il matrimonio è un sacramento, vuol dire che è un canale perché la grazia di Dio penetri e diventi uno stato di grazia. Per questo, cari giovani, c'è tanta differenza tra il matrimonio cristiano fatto in chiesa e il matrimonio laico fatto davanti al sindaco. C'è differenza tra Dio e il sindaco. Detto questo, vi ho messo davanti il clima in cui siamo vissuti. Un clima estremamente piacevole. Non c'erano altarini, non c'erano giaculatorie a non finire. Il rosario la sera, intonato dal papà in ginocchio. E poi vorrei dire il contatto con il soprannaturale, pur vivendo con i piedi in terra. Mia sorella, in un ricordo scritto per i miei genitori, per i nostri genitori, diceva: io non posso dire che cosa ho ricevuto. Ho respirato un clima e chi può dire che cos'è questo clima? Ma abbiamo respirato un clima particolare. Vi dicevo, una vita assolutissimamente normale. Il Papa stesso, nella omelia della beatificazione, mise in evidenza che è stata una vita ordinaria, ma una vita straordinariamente vissuta alla luce di Dio.
cioè ogni cosa è stata fatta ordinaria, ogni cosa ordinaria è stata fatta in maniera straordinaria, cioè in una maniera buona, straordinariamente buona. Ma la vita era lieta, la vita era allegra. E purtroppo io ho vissuto, essendo la più piccola, ho vissuto relativamente poco con i miei fratelli, perché a 13 anni io sono rimasta figlia unica, ma ricordo benissimo che cos'erano le nostre tavole. Vivacità, specialmente dal fratello che avete veduto nello schermo, dispettoso, tanto dispettoso, vivacissimo. Volete sapere un dispetto che fece a mia sorella? Mia sorella verso i 7-8 anni fu invitata da certe suore che frequentava, che frequentavano tutti i miei fratelli e anche io poi più tardi, fu invitata purtroppo per lei a fare un saluto ad un vescovo che era venuto presso quelle suore. E insomma, una bambina di 7-8 anni che deve fare il suo discorsetto, per quanto fosse anche lei abbastanza vivace e pronta, insomma era sempre un po' in suggezione, quella canaglietta di mio fratello, che stava bene bene in prima vista, gli cominciò a fare un sacco di boccacce, di sberleffi, per cui naturalmente la mia povera sorellina si mise a ridere e tutto il suo discorsetto che doveva fare andò in fumo. E mia sorella poi, ricordando questo episodio, diceva: ma poi pensate che ingiustizia, tutti si complimentavano con lui e nessuno compiangeva me. Cosa succedesse sotto la tavola da pranzo, mentre si svolgeva il pranzo tutti insieme, tra parentesi, io non mi ricordo che mio padre abbia lasciato il pasto con noi per andare con degli amici. Le rarissime volte che è potuto succedere era perché ci doveva andare per ufficio. Ma il pensare che potesse lasciare la famiglia per andare a mangiare fuori con degli amici, incompatibile assolutamente col suo attaccamento alla famiglia. Chiudo la parentesi. E cosa potesse succedere sotto il tavolo da pranzo tra le gambe dei miei fratelli? Non ve lo potete immaginare. Non esisteva però la spia, l'ha fatto lui, l'ha fatto lei, l'ha fatto... No, era una prassi normale. Una volta il mio fratellino rimase eccezionalmente solo a casa. La mamma forse lo lasciò perché doveva fare una commissione, no? Non lo so dire, perché era una cosa piuttosto rara. Mio nonno fumava, forse qualche persona più anziana se lo può ricordare, i sigari toscani, che erano sigari molto diffusi allora, ma che avevano un odore piuttosto cattivuccio. Ora, mio fratello avrà avuto 8-9 anni. Rimasto solo, vide una cicca del sigaro del nonno. E la tentazione fu troppo grossa e la curiosità ancora più grossa
per cui fece di tutto per poter accendere questa cicca. Purtroppo, mentre stava lottando tra il fiammifero e la cicca che non si voleva accendere, ma intanto il puzzo già si cominciava a sentire, peggio per lui, entrò la mamma. Naturalmente la mamma l'odore lo sentì subito. Andò dove si trovava il malcapitato figlio e allora gli disse: «Hai fumato?» E lui rispose: «No, innocente, innocente». Cosa rarissima, al malcapitato figlio capitò un ceffone piuttosto solenne. Cosa rarissima, eh? Però la mamma aggiunse subito: «Guarda, che ti ho dato lo schiaffo non perché hai tentato di fumare, ma perché hai detto una bugia». Quindi la lealtà era abitudine assoluta. Se volete un altro aspetto piuttosto divertente, la mamma si occupava molto negli ultimi anni di vita di mio padre, si occupava molto di una attività che era nata subito dopo la seconda guerra, proprio in difesa della famiglia, e si chiamava il fronte della famiglia. La mamma fungeva da vicepresidente, ma l'attività proprio era sulle sue spalle. Quindi andava tutti i giorni in un piccolo ufficio che aveva rimediato. E uno, siccome poi lì riceveva le persone che potevano avere bisogno materiale subito dopo la guerra, ma soprattutto poi bisogno spirituale, complesso, insomma. E certe volte potevano anche durare queste conversazioni. La mamma era molto abile nell'ascoltare e fece tardi a tavola. E naturalmente l'aspettavamo. Allora mio papà prese un cartoncino e scrisse sopra: «Viva il divorzio!» e lo mise sul piatto della mamma. Questo per dirvi che si può essere pii e santi anche in mezzo, anzi, ci vuole proprio della giocondità per essere pii e santi. Che dirvi per l'educazione? Qui ci vuole proprio un poco di coraggio, perché come avete sentito bisogna andare controcorrente. Nell'educazione intanto c'era una sobrietà assoluta. I vestiti dei grandi passavano ai vestiti dei più piccoli. Non si poteva lasciare niente nel piatto, o piacesse o non piacesse. Se non piaceva, va bene, non succedeva niente di tragico, ma la sera si mangiava quello che non era piaciuto o non si mangiava altro. E se anche la sera si accusava o si inventava, per dir meglio, dei dolori di stomaco o di pancia, quello che non era piaciuto a mezzogiorno e non era piaciuto la sera si ritrovava a mezzogiorno del giorno dopo, o quello o niente. Senza drammi, no. Poverino, non avevi fame ieri, ma adesso ce l'hai fame. E così si andava avanti. Questo è niente, se volete, è poco, ma è tanto. È l'educazione alla volontà. È l'educazione ad evitare lo spreco. È l'educazione a pensare a chi non ha da mangiare.
Vedete quante cose in una piccola attenzione, ma vigorosa osservanza di questa attenzione, che porta con sé a che cosa? Alla robustezza della volontà. Se, giovani che mi ascoltate, pensate un poco a dire, a osservare in voi stessi, se sapete che cosa è lo spirito di sacrificio. Boh, è quello che manca oggi. È lo spirito di sacrificio. È lo spirito di sacrificio che poi impedisce anche quello che dicevo prima, della dedizione reciproca tra marito e moglie, perché il sacrificio è alla base della vita. Non è per piangere, è per godere il sapersi sacrificare per gli altri e avere lo spirito di sacrificio. Ma lo spirito di sacrificio, oltretutto, che cosa fa della volontà? Rende la volontà solida. Beh, giovani che mi ascoltate, siete sicuri di avere proprio una bella volontà? Che non vuol dire prepotenza, vuol dire dominio su se stessi. Il dominio che fa accettare le difficoltà della vita. Il dominio che fa pensare agli altri. Queste cose noi abbiamo ricevuto. Quando succedeva che, naturalmente eravamo ragazzini con tutti i difetti dei ragazzini, succedeva che cominciassimo un poco a fare, dicono a Roma, picciosi, un poco annoiati, come se ci mancasse qualche cosa. Sapete qual era la medicina che la mamma ci dava? Ci portava a visitare i bambini negli ospedali, in maniera che vedessimo che c'erano dei bambini a letto, dei bambini sofferenti. Noi portavamo le caramelle a questi bambini e ci accorgevamo che in casa avevamo tutto, che in casa stavamo bene, e si tornava a casa molto meno capricciosi e molto più lieti e ringraziando Dio di quello che avevamo. Piccole cose, se volete, facili cose. Ma ora mi rivolgo alle mamme. Lo fate voi questo? Siete attente voi a rendere ai vostri figli il continuo pensiero per gli altri, oltre che il pensiero verso il Dio e verso la Vergine Santissima. Se ogni mamma pensasse alla vita dello spirito del proprio figlio, che ha avuto non come cosa propria, ma ha avuto in prestito dalla provvidenza di Dio, se pensasse a questo figlio che ha in prestito e che, di cui deve rendere conto a Dio nell'ultimo giorno del giudizio, se questa mamma pensasse alla vita spirituale del proprio bambino, piccolo, meno piccolo, adolescente, giovane, adulto, perché i miei genitori dicevano sempre che i genitori sono genitori fino al momento in cui sono in vita verso i figli. Sono genitori sempre.
Se ogni mamma e ogni babbo pensasse al proprio bambino, piccolo o grande, al proprio figlio, come pensa alla sua salute, come pensa a tutte le astuzie, vorrei dire, perché cresca sano, sia ben preparato alla vita, piscina, palestre, medicine, e mare, montagna, tutto quello che si può dare si dà, ma alla formazione dello spirito tutta questa attenzione è effettivamente data? Ognuno risponde nella propria coscienza. Forse io sto abusando della vostra pazienza e concludo. Concludo con un pensiero molto semplice e lieto. I miei genitori non hanno fatto niente di straordinario. Tutto quello che hanno fatto lo può fare qualsiasi famiglia. Un'equazione. Se sono diventati santi i miei genitori, non facendo niente di straordinario e facendo tutto quello che può fare ogni famiglia, qual è la conclusione? Che ogni famiglia può essere santa. E con questo augurio concludo, perché tutte le famiglie che sono qui presenti, possibilmente tutte le famiglie che sono in Siracusa, possano diventare sante. E concludo anche io, come mio fratello, alleluia.